Carissimi amici, salve, sono Sanghita Laura Biagi e vorrei condividere con voi alcuni insegnamenti che sono tratti dalla grande tradizione di Nada Yoga, di Yoga Maharishi Dr. Swami Gitananda Giri e dal mio maestro diretto, Yogacharya Dr. Ananda Balayogi Bhavanani. Molto spesso faccio questi video in inglese, quindi per quelli che di noi parlano in italiano non sono spesso accessibili, quindi vorrei un attimo condividere con voi degli insegnamenti importanti. Sono tutti importanti, ma in particolar modo in questo momento vorrei parlare della capacità di rilassarsi mantenendo un focus attivo, quindi rilassarsi mentre rimaniamo attenti, rimaniamo presenti. Molto spesso infatti c'è questa dicotomia, o sono attiva e anche un po' stressata, oppure sono rilassata ma completamente andata, cioè sul divano e non voglio sapere niente, no? Quindi invece questi insegnamenti ci insegnano ad essere sia rilassati che presenti. Ma allora, come si fa a fare questo? Il grande Swami Gitananda ci dà un modello, ci dà una serie di passi che sono molto utili. Il primo, per esempio, è quello di rendersi conto, diventare consapevoli di tutte le tensioni che teniamo addosso e anche non solo tensioni a livello fisico, chiaramente, ma anche tensioni emozionali o mentali. Quindi faremo una piccola pratica di respirazione, di pranayama, in realtà più di una respirazione, cioè è la capacità di sentire il flusso energetico dentro di noi, fuori di noi, attraverso la respirazione. Attraverso questo poi andremo a sentire quali sono le voci interne, interiori che ci sono, oppure anche varie tensioni nel corpo e andremo a liberarle attraverso la pratica di Nasarga Mukha Bhastrika, che poi vi spiegherò che cos'è. Poi andremo a fare una breve versione di una pratica più lunga, più profonda, che si chiama Shabda Pratyahara, nella quale andiamo ad ascoltare i suoni interni e poi i suoni esterni. E poi per finire doneremo, diciamo, la nostra pratica, doneremo la nostra voce a qualcosa di più grande di noi, che è il Pranava Om, il mantra dei mantra. Questa è una sequenza che ho creato in collaborazione con il mio maestro, il dottor Ananda, nel nostro corso online di Nada Yoga. E chiaramente adesso ve la presento in un modo un pochettino più riassunto, un po' più succinto, perché sono pratiche che comunque richiedono molta pratica, molte ore, anche una certa il dedicarsi proprio a queste pratiche, ma non tutti sono su questo percorso e quindi volevo comunque renderlo accessibile anche a chi magari si vuole prendere 10 minuti di pausa e farle comunque. D'accordo, quindi iniziamo allora sentendo il corpo allineato. Io sono seduta su una sedia con questo bellissimo loto. Comunque sono seduta su una sedia, quindi vado innanzitutto a sentire la postura, d'accordo? Allora, una delle posture che noi abbiamo al computer e che abbiamo al telefonino è quella di andare un po' in avanti, guardare in avanti sia il cellulare, no? Che ce l'ho così, oppure guardare il computer, la televisione, eccetera. Quindi la prima cosa da fare è tornare, si vede molto bene con questo, comunque tornare indietro, leggermente indietro, e sentire questa postura un po' un pochettino più allineata, come se avessi un filo che mi tiene su. Da qui giro la testa verso destra e verso sinistra e inizio a respirare. Posso lasciare andare il respiro. Molto bene. Poi torno al centro e sento appunto la cute, la fronte, rilasso gli occhi. Rilasso le guance, le labbra, il collo, la gola. Rilasso le spalle, il collo. Posso ruotare le spalle un paio di volte. Ok, lascio un po' di spazio sotto le ascelle per respirare bene. Vado a sentire i muscoli dell'addome, come li ho, se sono ipertesi, ipotesi, cerco di sentire un po' di connessione con quest'area del mio corpo. Rilasso le braccia, le mani, le gambe, tutte e i piedi. Sono
attenta sempre ai muscoli della mandibola e alle labbra, perché questi sono i primi che un po' quasi tutti noi cerchiamo di tendere, ok? Quindi rilasso un attimo. Partiamo con il Sukha Pranayama. Sukha significa piacevole, infatti è una respirazione piacevole perché è abbastanza semplice apparentemente, cioè inspiro ed espiro per 6 conti dal naso se possibile, ok? Faremo per 6 volte. Espiro tutta l'aria fuori per iniziare. Inspiro 1, 2, 5, 6. Espiro 1, 2, 3, 4, 5, 6. In. Out. In. Out. In. Out. In. Out. In, ultima volta, inspiro. Out, espiro. Ottimo. Vado a notare come mi sento dopo aver fatto questo ciclo di respirazioni controllate e consapevoli. Vado anche a sentire come sento l'energia attorno alla mia mente, che è un campo molto ampio. Comunque inizio, diciamo, in questa zona intorno alla testa, come mi sento dentro, se percepisco la pressione nel cranio, dentro. E provo a rilassare completamente il cervello, se riesco. E mentre respiro, provo a sentire le voci interiori, se ce ne sono, i pensieri, le aspettative, le memorie. Provo a sentirle, mantenendo comunque un respiro lento, perché quello che succede spesso è che a ogni memoria corrisponde un pattern del respiro. Fateci caso, potete iniziare a pensarci. Ma se io penso, cioè se io più che altro mi connetto a quello che di solito mi gira nella mente, no? Ma mantengo un respiro regolare, aumento lo spazio tra i pensieri. Se poi in più mi focalizzo sul rilassarmi, questo spazio tra i pensieri si allargherà ancora di più. A volte ci vuole un po' di pratica, però provate a sentire un attimo. Adesso passiamo al Nasarga Mukha Bhastrika. Nel Nasarga Mukha Bhastrika vado a scuotere le mani. Se sono in piedi posso anche scuotere le gambe, il sedere, la testa. Comunque da sedute come siamo adesso, come sono io adesso, scuoto le mani come se andassi a prendere quello che la nostra maestra Amaji parla, descrive come una ragnatela psichica intorno a noi, no? Formata da tutti i pensieri, le preoccupazioni, le proiezioni, tutte queste cose qua. E io vado a pulire, che mi immagino che sto pulendo, in questo modo anche faccio circolare il sangue ossigenato, no? Poi inspiro dal naso, prendo tutta questa ragnatela e la faccio uscire di nuovo. Vado a pulire bene, scuoto anche la testa. Inspiro. E un'ultima volta.
respiro e rilasso. Torno al respiro lento e consapevole. E inizio qui una fase, una pratica molto ridotta di una pratica ben più lunga che si chiama Shabda Pratyahara. La faremo veramente molto accorciata. Però inizio a sentire i suoni dentro di me, particolarmente il cuore. Mi raccomando, respiro regolare come prima nel Sukha Pranayama. Il cuore lo posso sentire attraverso l'orecchio, a volte ne sento la pressione sanguigna nelle tempie, nella gola, a volte nei polsi. Vedete un po' dove riuscite a sentire o a percepire il cuore. E poi percepisco il suono del respiro che entra e esce dalle narici. E provo ad ascoltarli entrambi, il cuore e il respiro. E questo, se ci pensate bene, è il seme di ogni musica, il ritmo del cuore, l'armonia del soffio vitale, che ha tantissimi armonici dentro, armonia e ritmo. E io sono una compositrice che grazie al respiro consapevole può orchestrare i due. Più riesco ad allungare e a rendere il respiro profondo, più riesco a rallentare il battito cardiaco. Questa è un'osservazione, un esperimento. Da qui vado ad ascoltare i suoni che sono nel mio ambiente. Ma notate che il suono del cuore e del respiro è sempre con noi. Ed è un'indicazione su come ci sentiamo. Poi allargo la capacità di ascoltare sotto al controllo della mente, l'allargo a circa 100 metri. Quindi la spingo molto più in là. Nella pratica lunga andiamo molto più gradualmente. Adesso lanciamo questa rete di ascolto molto lontana. Davanti a noi, dietro di noi, di lato, sopra e sotto. Con il cuore e il respiro sempre al centro. Poi la espandiamo più lontano possibile. Poi torniamo a circa 100 metri attorno a noi e se i pensieri si sovrappongono ai suoni percepiti esteriormente, non li giudico e non li reprimo.
Semplicemente torno ad ascoltare i suoni che realmente accadono attorno a me. Rilasso, rilasso la mente, gli occhi, la bocca e il resto del corpo. Poi torno dentro, più vicino a me, nei suoni della stanza o dell'ambiente proprio circostante, più vicino a me. E poi ai suoni proprio attorno alla testa. E tramite il respiro faccio un passaggio da ciò che è al di fuori di me a ciò che è dentro di me. Riesco a percepire il suono dell'aria che entra nei polmoni. E poi il battito del cuore. E quando abbiamo raggiunto uno stato così di ascolto più sottile, dopo aver regolarizzato il respiro, aver lasciato andare anche simbolicamente, no? Aver lasciato andare i pensieri che sono quasi sempre nella mia testa, nella mia mente, e poi aver ascoltato, posso portare tutte le mie facoltà, soprattutto la mia capacità di concentrarmi e di aprirmi a una vibrazione più grande, che è la vibrazione cosmica, a tutto ciò che si muove. Vibra e noi siamo in una galassia che si espande costantemente, al cui centro c'è un enorme buco nero e quindi c'è molto movimento materico, atomico, energetico. Quindi comunque anche nell'espansione più grande e nella focalizzazione più minuta dentro di noi nell'atomo esistono delle forze simili che producono una grande energia. Ok? Quindi il silenzio del quale si parla, il suono sacro, divino del quale si parla, è un suono che per noi è silente perché non riusciamo a sentirlo con le nostre orecchie, ma che in realtà ha un enorme potere. E questo silenzio, che è quello della galassia, che è quello degli atomi dentro di noi, risuona, risuona in modo simile. E i grandi santi, i grandi saggi di tutte le religioni hanno tramandato dei suoni seme che nello yoga si chiamano bija, bija vuol dire seme, come per esempio il grande mantra dei mantra Om, parola che poi abbiamo anche nel nostro latino Amen, queste parole che sono piene di armonici, perché sono nasali, sono cerebrali, tutti questi suoni che fanno risuonare le ossa del nostro corpo. E quindi concludiamo questa pratica di rilassamento intonando tre pranava om. L'om è una pratica antichissima, molto sacra, della quale io ho già parlato in altri video, forse ne faremo degli altri comunque, perché è così semplice, così umile, apparentemente così facile da usare, Om, ma in realtà contiene tutto ciò che esiste, sia a livello filosofico che a livello pratico del Naad, del suono, e quindi va trattato con molto rispetto. È trattato con molta cura e molta gratitudine per chi lo vuole pronunciare. Non è una parola, non è un gettone che si può usare così a piacere perché così andrebbe veramente studiato e capito. E quindi per oggi lo intoniamo tre volte, riempendo i nostri polmoni nella sezione bassa, media, alta completamente.
E poi emettendolo dal gutturale A al palatale O al nasale labiale. C'è un altro aspetto di questo che è la sua risonanza del palato duro, quella cerebrale, ma ne parleremo in un altro contesto. Ok, per oggi va bene questo qui. Ok, quindi mettiamo le mani nella gesto di preghiera, il Namaskara, o Namaste. Quindi continuando a respirare in modo profondo come abbiamo fatto finora. Connettendomi a questa vibrazione sacra che è quella dell'atomo, che è quella della galassia e di tutte le galassie. Con gratitudine verso la mia voce che mi permette di arrivare in modo più vicino umanamente possibile a questo suono, che è il suono dell'Om, espiro l'aria fuori, inspiro, inspiro. Inspiro. Qui posso rilassare un attimo e notare ciò che c'è dentro e fuori di me, come mi sento, come mi sto ascoltando, cosa riesco a percepire. Benissimo, vi ringrazio tantissimo, di essere rimasti con me. E condividete queste pratiche, se avete domande potete farmele, potete chiedermele e insegno queste pratiche regolarmente, quindi se vi va di saperne di più fatemelo sapere. E il rispetto per queste pratiche è necessario, è indispensabile, quindi nella descrizione del video troverete il nome dei guru, il nome del lignaggio della Parampara, con un sito internet su dove saperne di più. Quindi quando le condividete, se le chiamate come dovreste, con il loro nome sanscrito, fate riferimento a questi insegnamenti e alla loro sorgente, alla loro origine, che è quella del lignaggio dei Rishi del Sanatana Dharma in India. D'accordo, grazie a tutti e a presto.